Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Fire Ash. Siamo nel percorso 43, io nel frattempo sono andato a curarmi Pokémon tra la scorsa puntata e questa, e siamo per affrontare il lago d'ira, siamo per arrivare al lago d'ira, e siamo per arrivare al punto in cui potremo anche lasciare giù Pikachu per prenderci Cyndaquil e avere una squadra full Yoto, solo piena di Pokémon di tipo Yodi e di Pokémon della regione di Yoto. Quindi nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se state guardando la serie, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate di questa parte e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Eccoci al lago d'Ira. Allora, possiamo andare sia a sinistra che a destra. Io vi consiglio di andare prima a sinistra. Ecco, abbiamo una tizia del Team Rocket. We plan on using evolution to fuel our desires. Pianifichiamo di usare l'evoluzione per placare i nostri desideri. No, fuel è per alimentare i nostri desideri, sarebbe. Allora, contro di lui però io vorrei mandare in realtà Bailiff. Contro Quagsire, Bailiff è l'ideale. Un attacco di tipo erba gli fa 4 per. Lo one shot essenzialmente, qualsiasi attacco sia. Quindi Magical Leaf è addio. Ecco fatto. Non ci puoi fermare, ma ne sei proprio sicura? Vediamo se abbiamo degli strumenti qui, nascosti da qualche parte. Abbiamo uno strumento, una full heal. Ottimo. Mentre da questa parte... qui abbiamo un max revive, ok? Quindi questo probabilmente lo volete prendere. Vi ricordatevi che qui c'è un max revive. Uno strumento leggerissimamente forte. Comunque, proseguiamo da questa parte. Vediamo un po' chi c'è. Un'altra recluta del Team Rocket. Get out of here before you get hurt. Vattene via di qui prima che ti faccia male. Attenzione, minacce ad un ragazzino. Oh, Gyarados, a livello 33 però, non a livello 40 come alla World Cup. Ok, c'è diminuito pure l'attacco, no, questo non va bene. Allora, contro Gyarados potrei usare Noctowl volendo. Mandiamo Noctowl. Crunch, vediamo quanto ci fa. Abbastanza, abbastanza. Andiamo di psichico. Ah, questo ci fa parecchio male però, Waterfall, mannaggia lui. Cacchio che male. No, qua tocca usare Pikachu, ragazzi. Cioè qua serve un attacco di tipo elettro per tirare giù Gyarados, non ha senso usare tutti gli altri Pokémon. Guardate quanto danno mi fa con una cascata, ma vi sembra normale? Gyarados ovviamente è potentissimo, in più è anche potenziato dalla pioggia. Quindi niente male. Oddio, non ho visto chi mandava. Pinsir forse, mi sembra di aver letto. Mandiamo Heracross. Facciamo prendere un po' di punti esperienza anche a Heracross. Ah no, un altro Gyarados, mannaggia me. Ehi, mi abbassa pure l'attacco, però che palle. Niente, vorrei mandare Pikachu. Sperando che non venga shottato da una cascata. Ma qua ragazzi, bisogna usare Pikachu. Se usate altri Pokémon che non hanno un attacco di tipo elettro, questi Gyarados, questi due Gyarados ve li shottano tutte. C'è poco da fare. Ok, abbiamo vinto anche contro questa recluta. E usiamo delle cure. Assolutamente. Allora, usiamo questo che ci liberiamo anche uno spazio dalla borsa. Questo lo diamo a Bailiff. Via. E un po' di super pozioni qui. Pikachu è rimasto con un HP, che culo. E si prosegue. Vediamo un po' chi c'è qui, eh. Altra recluta del Team Rocket, che iniziano ad essere parecchio forti. Non farti coinvolgere, ci dice lui. Iniziano ad essere parecchio forti queste reclute del Team Rocket. Che è qui il fish. Acqua veleno, se non sbaglio. Acqua veleno. Cosa gli faccio ad acqua veleno? Slash. Niente, probabilmente vengo pure avvelenato. E mi usa anche vendetta, mannaggia lui. Niente, allora mandiamo Noctowl. Uno psichico dovrebbe fargli molto male. Cioè, comunque siamo 10 livelli sopra e non sembra nemmeno che siamo 10 livelli sopra. Cioè, assurdo. Hanno dei Pokémon davvero forti queste. Psichico però gli fa molto male, eh. Eh sì. Addio Quillfish. Fempi al 32, ottimo. Golbat. Contro Golbat lascerei Noctowl per forza. Con un altro psichico. Minluk, non possiamo scappare. Va bene. Sei tu che sei intrappolato con noi, non noi che siamo intrappolati con te, ricordatelo.
Ricordatelo, Golbat. Ecco fatto, addio. Poi, Drowsy. Sì, Drowsy, cambierei Pokémon e manderei Totodile. Per provare a far riprendere un po' di esperienza con Sgranocchio. Vediamo, eh. Crunch. Non riesco a one-shottarlo, purtroppo il fatto che siano di... al primo stadio evolutivo conta tanto. Cioè, li indebolisce davvero tanto questi Pokémon. Trash, questo è colpo. Non dovrebbe essere male, anzi, per niente. Al posto di Slash li lo metto, vai. You can't stop us. Ne sei sicuro? No, Fampi non ti può evolvere. Allora, proseguiamo. Qui sopra c'è qualcosa, nope. Ah, lì tra l'altro c'è Lance, ragazzi, avete visto? Perlomeno lo sprite di Lance è bello. Perché è quello della prima generazione, probabilmente. Allora, contro questo direi di mandare Bailiff come primo Pokémon. E affrontiamo anche lui. Ha, ride. Vabbè, ci sta alla fine, ognuno ride un po' per quello che vuole. Hypno, attenzione. Bailiff non è proprio l'ideale, per affrontare Hypno. Proviamo con Energy Ball quanto li facciamo. Nemmeno così male. Ok, si aumenta l'attacco, noi gli facciamo un'altra Energy Ball. Beh, Hypno ha scelto di morire, mi spiace per te. Senza farmi letteralmente nulla. Oh, livello 40 per Bailiff. Body Slam. Body Slam non è niente male, eh. Non è niente male Body Slam. Probabilmente al posto di ritorno glielo insegno. Può anche paralizzare, sì, al posto di ritorno, vai. Markrow. Tipo buio. Buio volante, se non sbaglio. Quindi Coleottero, vai. Andiamo Heracross. Con Pin Missile. Infatti è normalmente efficace. E fa un bordello di danno comunque. Perfetto. Aspetta, no, non aspetto niente. Bailiff non si può evolvere. Sì, questa sarà la parte... Da qui alla fine della ragione di Yoto sarà la festa delle evoluzioni interrotte comunque, eh. Siamo arrivati, vai. Il mio nome è Lance, sono il campione della Lega degli Super 4, essenzialmente. Guardate che lo sprite di Gyarados rosso lì. Devi essere un allenatore molto forte per avercela fatta ad arrivare fin qui. Fammi aggiornare velocemente. Questo gruppo ha usato una sorta di macchina per forzare i Pokémon ad evolversi. The Gyarados over there is going on a rampage because of it. Quel Gyarados laggiù sta andando in uno stato di furia, in berserk, per quello. The one in charge of this operation is to the right of us. Quello in carica, al comando di questa operazione, è quello della nostra destra, quel tipo di Team Rocket. Quindi ti farò decidere. Vorresti fermare Gyarados o quell'uomo? Io prenderò l'altra scelta ora, ragazzi. Qui la scelta potrebbe sembrare... quasi ovvia, ovvero volete andare a combattere contro Gyarados rosso, ovvero Shiny, quindi potendolo anche catturare, o combattere contro un tizio a caso del Team Rocket. Qui tutti sceglierebbero Gyarados rosso, no? Però c'è una cosa che potreste non sapere, ovvero che se voi scegliete invece il Team Rocket, Lance vi ricompenserà con una Master Ball. Quindi la scelta in realtà non è così ovvia, cioè preferite una Master Ball o un Gyarados rosso? Io personalmente, dato che sto facendo il Living Dex, di avere uno Shiny non me ne frega assolutamente niente, soprattutto di avere uno Shiny che non userò mai in questa Akron, perché sto usando, o meglio in questo Pokémon Fan Game, perché sto usando i Pokémon che ha Ash, quindi di avere un Gyarados rosso non mi interessa assolutamente niente. Di avere una Master Ball invece potrebbe farmi comodo più avanti, magari ci sarà qualche leggendario da catturare, qualche Pokémon particolarmente raro e ostico da catturare, e avrò evidentemente una Master Ball in più. Don't you think you can't be... non pensare che potrò io che puoi sconfiggermi. Appena ti sconfiggerò, quel Gyarados sarà nostro. Non ne sarei così sicuro. Tyson. Eccolo qui, che manda Firo al 35. Bailiff non è proprio l'ideale, eh. Vediamo quanto fa con Body Slam. Iperraggio, va bene. Lui ora deve ricaricarsi, giusto? Infatti, noi gli facciamo Toxic. Ah, ti sta bene. Poi andiamo nella borsa e ci tiriamo una super pozione. Vai. Vediamo cosa fa lui ora. Drill Pack. Questo ci fa malissimo.
Ok, no, è giunto il momento di sostituire Bailiff. Allora, contro di lui direi di manderei Pikachu in realtà, perché Heracross ce lo shottano, Noctowl ce lo fa malissimo, Totodile non ha resistenze. Devo mandare Pikachu, ragazzi. Devo mandare per forza Pikachu. Contro i Pokémon di tipo volante non ce n'è. La mia squadra è completamente assente. Ok, va bene. Avrei dovuto mandare anche qualcun altro in realtà, tanto è avvelenato, iperavvelenato, quindi sarebbe resistito al massimo un altro turno. Fempi al 33 vorrebbe imparare attrazione, davvero, impara attrazione Fempi. Non sarebbe male in realtà. Flagello glielo potrei togliere. No, beh, dai, non insegno attrazione, ma che cosa sto dicendo? Via. Via. Allora, un altro Firo. Proviamo a mandare Noctowl, vedere cosa succede. Dai. Al massimo ce lo ammazza e via. Però non mi piace usare troppo Pikachu, sinceramente. Allora, Psichico. Vedete, per Forbecco ci fa malissimo. E noi con Psichico non è che gli facciamo così tanto, in realtà. Proviamo ad andare via prima che ci faccia troppo danno. Niente, ci ammazza Noctowl. Come avevo detto, siamo tipo di 7 livelli sopra, ma non si nota per niente. Mandiamo Totodile. Peccato che non abbiamo imparato Gelodenti, mannaggia me. Usiamo Crunch. E vedete, per Forbecco ce lo shotta letteralmente. Cioè, Firo è un Pokémon troppo più veloce dei nostri. Vi faccio vedere che pur essendo di livello più alto, a livello proprio di statistiche, vince sempre lui. Qua posso usare Trot Shop. Ok, fortunatamente ha usato agilità e a questo punto Break Break. Come vi dicevo, vince sempre lui. Quindi andiamo di Fampi. Vediamo se Fampi riesce a prendersi questa vittoria con un rollout. Ce l'ho shotta con Drill Pack, no. Attenzione, il Fampi tirato fuori dal nulla arriva e ammazza il Firo di Tyson. Ritirata! No, Fampi, te lo meriteresti, ma no, non ti puoi evolvere. Gran bel lavoro. Non dovrebbero più causare problemi. Permettimi di darti questo come ringraziamento, appunto una Master Ball, quindi scegliete bene ragazzi, non siate per forza tirati dallo Shiny, ma scegliete accuratamente. È una Ball che cattura chiunque senza fallire, usala bene. E spero che ci rincontreremo ancora, che sbarisce poi, si teletrasporta evidentemente via. Qui abbiamo uno strumento invisibile, Nop a quanto pare. Beh, lui si è teletrasportato via, noi possiamo proseguire e arrivare a Mogania. Salve. Il lago d'ira è stato attaccato? Chi potrebbe mai fare una cosa simile? Alla buon'ora, scienziato? Alla buon'ora, davvero. Allora, possiamo entrare nel centro Pokémon. Curarci. Eccoci qui. Ah, questa è un Jinx! Mannaggia, o ce l'ha lei o non ce l'ho io. Questa è del teletrasporto. Infame di uno. E qui a Mogania direi che questo video, leggermente più corto degli altri, ma alla fine nemmeno così tanto, può finire qui. Ti ricordo di mettere un bel mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Nel prossimo andremo a battere la palestra di Mogania, quindi non perdetevelo. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!